Pagare le tasse sembra una specie di gioco dell'oca. Alla prima casella arrivano quasi tutti. Chi paga chiude il conto, se non ha problemi riparte dal via. Se gli affari vanno male, paga, ma rischia di essere costretto a licenziare. Oppure non pagare i fornitori. Chiede un prestito alla banca che in mancanza di garanzie glielo nega. Se gli affari non ripartono, fallisce e chiude. C'è invece chi non paga e aspetta. Con i soldi che deve allo Stato paga stipendi e investe. Gli affari vanno meglio e quando arriva il conto rateizza il debito con un interesse più basso di quello che avrebbe avuto dalla banca. C'è anche chi non paga mai, neanche quando arriva la cartella. Va avanti finché può. Quando lo Stato presenta il conto dichiara fallimento. Chiude e riapre con un altro nome e anche lui riparte dal via. La sua strategia poi potrebbe anche essere premiata, magari con una rottamazione o magari con l'annullamento della cartella. Si ritroverebbe così nella stessa casella di chi ha pagato tutto e subito. Ma attenzione, perché tra questi c'è anche chi ha pagato sì tutto, ma non ha dichiarato tutto. Ora però anche lui può integrare, pagando solo il 20% di quanto si era dimenticato. Forse però al gioco delle tasse chi arriva primo perde. Allora, Francesca Donato...